5-1 il parziale qui dal Papa di Cardito tra Afragolese e la Real Martinese. Manca una manciata di minuti, il tempo di fare scambiare le chiacchiere col tecnico della Real Martinese. Mister, buonasera. Buonasera. Allora, manca pochissimo qui al termine, non era questo il campo certamente per raccogliere punti di salvezza? Sì, oggi ormai si sapeva che si veniva a perdere, però meno male che sta andando male a perso, e poi domenica noi abbiamo il San Nicolo in casa, recuperiamo un po' di gente e ce la giochiamo. Quindi che campionato è stato a tuo avviso? Ma ha vinto la squadra migliore secondo me, senza nulla dire a Don Guanella, ma la Fragolese è la squadra migliore. La Fragolese è la squadra migliore, obiettivo della tua squadra è quello di evitare assolutamente l'ultimo posto. Vedendo la classifica ci dovresti dormire sonni tranquilli, però fino a quando non c'è la matematica certezza, penso che il presidente Martino mantenga sempre alta la concentrazione. Credo di sì, infatti noi domenica ci giochiamo tutto con San Nicolo e vi attendo tutti in campo. I ragazzi recuperiamo almeno 4-5 persone e ce la giochiamo. Bene, mister, punti di forza della tua squadra, chi possiamo presentare? Gli amici di Radio Caserta Nuova, ricordiamo la voce del mercoledì. Io dico che i più esperti, diciamo che Tartaro che oggi non c'è, Rinaldi che non c'è, Antonucci che ha fatto un tempo solo, questi qua sono gente di espedienti che ha fatto 6-7 campionati di promozione e qualcuno di eccellenza. Il Lozano, è Lozano chiaramente il nostro bomber che ha fatto 16 gol. Prima della Real Martinese, mi sta ricordiamo, dove hai allenato? Ma io ho allenato solo 20 anni, tra Sant'Ambra, Macerato, Marigliano, Serino, un po' di tutto. Ho vinto 4-5 campionati di prima categoria e qualcuno di seconda. Futuro ancora Real Martinese o si vedrà? Il presidente ha detto, mi ha confermato, quindi vediamo. Il presidente poi resta o non resta? Ma alla fine il presidente dice sempre che alla fine la squadra la fa sempre. Anzi, ce la farò io questa volta, la facciamo bene. Ma presidente, mister, scusami, grazie, in bocca al lupo, ti aspettiamo in radio. Grazie.